cosa sono arrivati dopo 4 giorni, dalle tende al resto della roba, e dopo 14 giorni sono arrivate le torce. Hanno patito quindi un po'. Lassù, sì. Ora fortunatamente ieri sera eravamo ospiti lì e avevano il tendone scaldato, avevano la zona della lavanderia, cioè hanno migliorato le cose. Anche l'infermeria gli ha mandato un modulo di quelli abitativi con due stanze e il bagno, chiuso, una cosa un po' più, perché qua sono belle, ma l'infermeria nella tenda ci fai quello che ci fai. Allora, la prima zona, giusto per prendere la pressione, cose del genere, e poi si passa alla stanza dietro, che dove c'è il lettino, se c'è da fare delle flebo o altre cose, o medicazioni un po' più particolari, in maniera che se entra qualcuno la zona è separata, cioè fino ad arrivare all'ultima zona, che sarebbe quella un po' più, cioè se proprio qualcuno non lo sta bene bene lo tieni qua, però di solito è difficile, si carica subito e si porta giù all'Aquila. Qua adesso che siamo venuti qui è da ieri, abbiamo cambiato il cambio sempre alla Croce Verde di Chiavari, abbiamo dato il cambio a loro, loro sono rientrati e noi stiamo una settimana fino a sabato. In genere quando vengono qui che chiedo, che vi chiedono? Ma vengono per la medicazione, vengono perché magari in cucina si sono tagliati con un coltello, allora un cerotto, uno che magari scivola sulla ghiaia, così, cioè cose così a livello, un po' di sbalzi di pressione di quelli dei volontari, sì. Gente che non è abituata a stare così in alto, gente che viene dal mare, vengono da Padova. È successo tutti e due ieri, che tutti e due avevamo la testa che scoppiava, probabilmente noi veniamo dal mare, qua siamo a 1.300 quanto siamo, 1.400, per cui lo senti. Della prima settimana lì a Colleroio, che ti ricordi? Mi ricordo che siamo arrivati, l'infermeria non c'era, non esisteva niente, non l'avevano visto, era la prima ambulanza che vedevano da dopo la scossa, sì, però eravamo arrivati là con un'ambulanza da rianimo, attrezzata da qualunque cosa, solo per di qua non ce l'hanno richiesta un'ambulanza così, siamo venuti giù con un mezzo, non si è capito perché. Ora loro sono 3 giorni che non hanno un'ambulanza dentro al campo, la settimana scorsa uno della protezione civile ha avuto un infarto, hanno dovuto riprendere, meno male che c'avevano il mezzo disponibile, hanno dovuto riprendere, rianimare, portare giù all'ospedale, tutto quanto, e ora sono 3 giorni che non hanno un'ambulanza dentro al campo. La dottoressa ieri sera ci ha detto, se sta male qualcuno troveremo una macchina per buttarlo dentro e portarlo giù. Perlomeno una fissa per campo ci vuole, perché come in città ti senti male, fai il 118 e ti arriva l'ambulanza da casa, ci vorrebbe lì, perché qua è pure lontano dall'Aquila, dalla qui dall'Aquila. Sì, qui rimaniamo lontano, dobbiamo chiamare il 118, avvertire di quello che sta succedendo e rimanere in contatto con loro e tutto quanto, per cui in tal caso penso che manderanno anche un'auto medica con un medico a bordo. Comunque ce lo faranno caricare e portare sì, giù, sì, fanno incontro nell'entroterra, ti dicono rendezvous a vista, tu vieni in giù e quando incroci l'auto medica ti fermi, loro girano, sai, il medico, sì, l'infermiere, poi ecco, il prossimo diciamo viaggio. Sì, tanto noi scendiamo e ci togliamo un po' di chilometri e loro salgono a vista, appena li vedi ti fermi e loro poi fanno il resto. Cioè. Ieri sera chiudiamo perché ci hanno dato un'ora e poi dobbiamo andare via. Ah, ma la notte non rimanete qua? No, oggi è un caso che siamo qua, quest'ora sono le 5 e ci spediscono. Alle 5.25 c'è stato un attacco di panico, hanno dovuto chiamare il 118, è dovuto venire l'ambulanza e portare via questo qua che ha avuto un attacco di panico. Questo è successo qui, sì, al campo di Rocca di Campi? Sì, ieri pomeriggio, 25 minuti dopo che eravamo andati via. Già successo anche nell'altro campo che alla notte se veniva qualche scossa qualcuno gli veniva l'attacco e bisognava andare a fare una puntura per... c'era il medico e gli faceva la puntura per... perché l'attacco comincia proprio a tremare, non li tieni, l'attacco di panico è tremendo, per cui bisogna farci una puntura per farli rilassare, farli... Per quanto tempo state ogni volta? Una settimana precisa, sarebbe il sabato per via il sabato. E vabbè, è stata una bella esperienza, no? Per voi, sì, diciamo... sia la prima che questa, ora lui per lui è la prima, ancora la deve... Io la prima, onestamente, ho durato 4 giorni, poi il 4° giorno sono crollato, non ce l'ho fatta. Durante un'urgenza sono attaccato a piangere, gli altri due che mi tenevano, dai, Perché hai accusato... Ho assorbito situazioni da gente che veniva in infermeria, quello e quell'altro, il giovedì non ce l'ho fatta e ho detto sarò io, poi invece il venerdì c'erano gli altri due nella stessa situazione, uno è andato da una parte, uno dall'altra e piangevano tutti, ho detto allora
Allora non sono solo io, proprio la situazione è questa. I primi due giorni andavo a dormire, c'avevo le immagini delle persone, il campo e tutte queste cose qua lì fermi, cioè mi giravano sempre le stesse immagini, dall'anziana, poi i bambini che ti vengono lì, cioè un mucchio di cose, metti insieme un sacco di cose. Infatti anche con gli altri parlando erano tutti, infatti volevano farci fare un piccolo colloquio con una psicologa, no? Che lei era già stata qui in questi campi di Rapallo e lei, però poi dopo alla fine non l'abbiamo fatto, però volevano farcelo fare per questo motivo, perché ci hanno visto che eravamo un po' sfasati, diciamo. Infatti sono ritornato e lui gli ho detto dove siamo, sai che io devo andare a portare a Olivia che è una bambina, io ho portato peluche, cioè mi viene male anche a dirlo in questo momento. Ah, ti è affezionato a questa bambina? Sì, sì. Quanti anni ha? 9. Giocava, ha preso un furgone con la testa, gli hanno dato dei punti, no? Allora l'abbiamo portata giù, poi l'abbiamo coccolata, cioè, fatto la zia una carabiniera, si è sposata nel campo questa settimana. Sì, hanno fatto una festa grossa per una ragazza che ha fatto i 18 anni. Ma queste sono le prime esperienze che hai avuto? Su queste qua, sì, poi da noi... Incidenti quelli all'ordine del giorno. Autostrada. Noi abbiamo la 12... quella che c'è rientro di quelli che vanno a Milano, però. Noi abbiamo altri tipi di situazioni di alluvioni. Qualche però volte... queste sono state diverse che ti hanno colpito. Sì, ma poi ho assorbito le scosse, quei giorni lì ci sono state scosse da 4.2 e pure roba che comunque per chi non è abituato, cioè ti senti tremare, ne senti una, ne senti due, poi cominci, cioè tutto l'insieme. Questi giorni sono qua ma sono già più tranquillo, cioè vivo la situazione in un'altra maniera, ma quella settimana lì per me è stata... Ognuno poi si affeziona al suo campo e cerca di aiutare il più possibile il suo campo. Allora c'ho il mio bel quadro con le foto più importanti, l'attestato rilasciato e gli articoli presi dai giornali qua che c'è in centro. Sì, ho ritagliato un po' di articoli, mi sono portato via i giornali, ho fatto sto quadro grosso, ce l'ho appeso lì. Thank you.